Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video forse inaspettato anche perché sono veramente tanti mesi che non faccio video e insomma in questo periodo mi sto occupando di altro, però c'è stata una notizia, che è proprio una notizia delle ultime ore, che è stata riportata da varie persone sia in Giappone che anche in Italia, che insomma mi ha fatto un po' pensare e mi ha anche, diciamo, fatto riflettere su alcune questioni anche legate alla cultura sia giapponese che italiana e anche di come alcune notizie possano venire strumentalizzate per portare avanti determinate narrative che sinceramente mi fanno abbastanza arrabbiare. Andiamo subito a parlare della notizia, che cosa è successo? Un italiano di 37 anni, non sto a dirvi il nome perché, vabbè, insomma, ha ricevuto già abbastanza gogna mediatica. Ha praticamente rubato dal posto dove lui lavorava, in questo bar di Meguro, appunto vicino a Shibuya, due pezzi di prosciutto crudo e anche quattro bottiglie di champagne per un valore totale di 110.000 yen, ovvero 800, 700-800 euro. La proprietaria del locale si è accorta che mancavano queste bottiglie e il prosciutto, è andata a vedere le telecamere di sorveglianza e ha notato che questo, diciamo, ex dipendente si è intrufolato nel suo locale e appunto ha commesso questo furto, cosa molto grave, cioè immaginatevi insomma la situazione. Soprattutto lei ha detto durante un'intervista che una delle cose gravi, al di là del furto in sé, è stato anche che ha bevuto da un cartonato di tè che poi sarebbe stato dato ai clienti direttamente così proprio dal cartonato stesso e poi l'ha rimesso in frigo, cioè che comunque anche a livello igienico fa abbastanza schifo. In ogni caso è stato preso, ci sono i video proprio di quando anche la polizia gli è andata sotto casa a prenderlo. E perché vi parlo di questa notizia? Vabbè, innanzitutto perché comunque io lavorando per un'azienda giapponese, avendo anche un'azienda giapponese, comunque ogni volta che ci sono notizie negative sugli italiani, o comunque in generale sugli stranieri, ma qua ancora di più sugli italiani, è sempre un po' una sconfitta, perché purtroppo, essendo che in Giappone ci sono comunque un numero limitato di stranieri, vedere questo immaginario, diciamo, di un italiano che ruba dal locale dove lavora è una cosa molto imbarazzante e che si riflette negativamente su tutta la comunità italiana in particolare, ma anche in generale su quella straniera, perché purtroppo, per quanto ci siano tante persone straniere che lavorano e danno anche lavoro a vari giapponesi comunque e si impegnano ogni giorno a fare le cose in modo onesto, ci sono purtroppo dei soggetti che si comportano in questo modo e purtroppo si sa, un albero che cade fa più rumore della foresta che cresce. Ma al di là di questo aspetto, perché comunque sono stato un pidino, diciamo, cioè non deriso, però comunque è una notizia che fa un po' sorridere se vista un po' superficialmente, diciamo, il fatto che un italiano rubi il prosciutto. Non che questo la renda meno grave, secondo me è una cosa gravissima e penso, non vorrei dire, ma non mi stupirebbe se questo italiano sarà poi deportato. Ma non è tanto di questo che voglio parlare, ma la cosa di cui vorrei parlare, il fulcro di questo video, è quella che è stata la reazione sui social e ho letto le bacheche di vari italiani. Io non ho molti amici italiani in Giappone, se devo essere sincero, però comunque non lo so, ce li ho tra gli amici in comune, magari se mi mandano la richiesta di italiano in Giappone l'accetto, però ho visto dei commenti che mi hanno lasciato un po' interdetto, diciamo, perché cosa è stato detto? Che questa notizia l'hanno riportata sui giornali, eccetera, eccetera, per appunto portare di nuovo un immaginario negativo degli stranieri perché il Giappone è un paese razzista. Cioè, capite? Un italiano ruba del prosciutto in Giappone e non è che la gente dice: ma mamma mia, questo soggetto che problemi ha? La lettura di tutto questo è: il Giappone è un paese razzista. Allora, dal momento che molte persone che vedranno questo posto probabilmente non hanno accesso ai media giapponese, mi sembra importante anche dire la mia, perché in realtà il Giappone è un paese molto sicuro, ci sono pochi crimini, insomma, nulla di, insomma, anche a livello di omicidi, eccetera, non è che ce ne siano stati tantissimi. Ormai ho già fatto i video di tutti i casi più importanti che ci sono stati in Giappone, quindi quando ci sono, diciamo, queste notizie fanno parlare, a prescindere se è uno straniero o un italiano. Adesso, poi se la trovo ve la metto, anche qualche settimana fa, proprio, ma comunque si vede spesso, cioè quando uno ruba in un locale c'è il video, lo fanno sempre vedere. C'era questa donna che ha rubato in un ristorante di ramen, non mi ricordo se è dei noodles o cose del genere, cioè è entrata prima per vedere se c'era qualcuno, non c'era nessuno, poi
Poi si è andata nel retro, insomma, dove c'era il bancone e ha preso queste cose. Cioè, quindi non è che perché questa persona è straniera l'hanno trasmesso su tutti i media, cioè anche se fosse stato un giapponese di questa notizia se ne sarebbe parlato. Cioè, non è che sarebbe stata la notizia del mese, ma come non è questa notizia stessa, è una notizia che boh, ne hanno parlato ieri, adesso. Cioè, non credo che ci saranno chissà quali sviluppi, però insomma, in Giappone si parla di queste notizie perché probabilmente non ci sono notizie più rilevanti a livello di crimini, quindi se capita una cosa del genere se ne parla. Mi ricordo anche qualche tempo fa che c'era stato un giapponese che tipo aveva questa, non so se era, non so come definirla, però lui andava in bagno, cioè lui prendeva delle bottiglie nei combini, prendeva delle bottiglie dal frigorifero. Se le portava in bagno, si toccava i genitali e poi andava a toccare queste bottiglie e poi le rimetteva a posto. Cioè, anche questo è stato perché poi, tra l'altro, poi lui metteva questo video su TikTok, mi sembra una cosa del genere. Però hanno scoperto poi chi era questo utente, hanno visto in quale combini faceva questa cosa, che poi l'ha fatto in vari combini, e poi hanno trasmesso la sua faccia, hanno trasmesso il video di quando lui andava a prendere queste bottiglie e si recava in bagno. Quindi diciamo che cioè, sono notizie di cui si parla in Giappone a prescindere dalla nazione, quindi che venga letto questo fatto che questa notizia sia stata data sui media per danneggiare gli stranieri perché i giapponesi sono un po' colorazzista, mi sembra una cosa, diciamo, perlomeno tirata per i capelli e non mi sembra giusta e rispettosa nei confronti dei giapponesi o comunque dei media giapponesi. Questa era una cosa che volevo chiarire perché non voglio più che si senta parlare di questa cosa. Tra l'altro, questo italiano mi chiederete: ma perché è andato a rubare magari questi 700 euro di prosciutto crudo e di champagne? È detta sua perché il posto che lavorava non l'aveva ancora pagato, mentre la proprietaria ha detto che lui non si è più presentato al lavoro e quindi non l'ha pagato. Io non so quale sia la ragione, in ogni caso tendo a credere di più alla giapponese, non per... questo mi è capitato anche di avere un discorso con una persona italiana che vive in Giappone che dice che tanti datori di lavoro se ne approfittano. Comunque ci sono vari sindacati in Giappone che proteggono gli stranieri, quindi stento un po' a credere che questa sia la verità e soprattutto io tendo a credere di più alla proprietaria di un ristorante che ha un dipendente che si è fatto giustizia da solo in questo modo così becero. Poi le conseguenze, l'imbarazzo, cioè io non riesco a capire questa persona veramente, cioè cosa aveva in testa in quel momento. Ad ogni modo, che cosa è successo? Che al di là di tutto, questa persona poteva rivolgersi a delle istituzioni se proprio non gli era stata pagata. Certo, non vai a farti giustizia da solo e almeno ci pensi, cioè pensi che ci siano delle telecamere, cioè ci sono telecamere ovunque. Lasciamo perdere. Vabbè, comunque vorrei anche dire due parole in più su una questione che, diciamo, fa molto parlare, perché dite, ma è giusto, far vedere comunque questa persona, eccetera. Comunque questa persona, al di là di tutto, mi ha fatto pensare anche alle borseggiatrici di Milano che in Giappone come trattano questa situazione? Lui è chiaramente nel torto, lui chiaramente pagherà le conseguenze di queste sue azioni, mentre a Milano ci sono delle borseggiatrici che vanno in giro, è il loro lavoro, proprio detta loro, di andare a derubare le persone e possono continuare a farlo. E tra l'altro la gente non è che si chiede perché queste vanno a rubare, come possiamo fermarle. Sì, ci sarà anche chi si chiede queste cose, ma una domanda che mi è capitata di leggere andando su internet è giusto filmare le borseggiatrici? Cioè, ma dico, ma in tutto ciò può essere una delle domande lecite, per carità, però è questo veramente cioè, la domanda che uno si va a porre quando ci sono delle persone che vanno a derubare gli altri a piede libero per Milano? È giusto filmarle mentre rubano? Io non ho parole, cioè diciamo che mi sento molto più sicuro in Giappone, molto più tutelato in Giappone e queste cose non succedono in Giappone perché in Giappone la legge agisce probabilmente in modo più severo quando ci si comporta in questo modo. Ad ogni modo, questa era la questione di oggi, ditemi che cosa ne pensate, ditemi se magari mi sbaglio, se anche voi credete che il Giappone sia un paese razzista dal momento che i media hanno parlato di questa notizia. O se secondo voi è giusto parlare di questa notizia e comunque è giusto che paghi le conseguenze. Scusate se questo video probabilmente era un po' più scombinato del solito, ma è tanto che non faccio video e quindi non sono più abituato, però volevo parlare di questa notizia e che altro dire? Vabbè, vi do anche delle notizie un po' così, sta andando tutto molto bene qui col lavoro, non vedo l'ora di farvi vedere delle novità, magari in un prossimo video ne parleremo, voglio parlarvi del videogioco di Unfollow che finalmente il 6 di settembre annunceremo la data d'uscita con il trailer, grazie anche all'inclusione perché il nostro gioco è stato
stato selezionato per partecipare al Fear Fest e anche allo Scream Fest, quindi saremo presenti a questi due festival. Ha anche ricevuto un sacco di nomination a vari concorsi, quindi non vedo l'ora di parlarne di più, ma questo ne parleremo in un video a parte. Se non conoscete Unfollow, andate a metterlo in wishlist su Steam e buona visione. E spero che il gioco vi piacerà. Un saluto da Seba e alla prossima. Ciao!